fatto in versione a U a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, ma il TAR, il Consiglio di Stato, comunque è stato compulsato da associazioni che hanno scritto con un lavoro immane legislativo alla Procura della Repubblica, alla Sovrintendenza, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei Beni Culturali, all'Avvocatura dello Stato, al Presidente della Repubblica. Quindi se qualcosa ogni tanto si muove, perché c'è qualche, qualcuno di buona volontà che sta continuamente a scrivere, perché allora la legge la cambieremo, io non so, non penso che abbiamo molte garanzie per come vanno le cose che questa legge venga approvata, io me lo auguro, perché le dico che francamente in questi 15 anni, una volta eravamo i Verdi dalla parte nostra, poi abbiamo il PD, poi abbiamo i 5 Stelle, cioè gli alleati di turno li troviamo sempre, è comune per comune, pure strada per strada. Ma il concetto su cui voglio tirare l'attenzione, mi collego agli interventi degli avvocati, è il rispetto delle leggi, perché noi la legge possiamo anche avere, ma se questi se ne strafregano delle leggi, noi al di là dei parcheggi costruiti, ammesso che si potevano costruire, diamo per scontato che la legge gli ha consentito di fare questi parcheggi. I parcheggi sono nella maggioranza in difformità parziale o totale, sono utilizzati per altro. Noi abbiamo scritto, andate in quel parcheggio, ci siamo andati con una giornalista del TG1, abbiamo fatto un giro in un lavoro pazzesco, poi abbiamo in 5 minuti sul TG1 di Menzolini, un pezzettino censurato, citofonando a questi box sindacali, troviamo uffici, troviamo palestre, troviamo tipografie, troviamo fabbriche, troviamo supermercati.